ragazzi 2012 con il tema Kung Fu Panda. Ecco voi, signore e signori, dall'antica Cina provenire il nostro luogo. Presentarvi le nostre squadre di quest'anno. Si prepari la prima squadra, che è quella delle gru. La squadra delle scimmie! Mentre adesso arrivano sempre dall'antica Cina la squadra delle serpenti! La squadra delle tigri! Volte, il mio stile, i suoi tempi. Dunque, io vale. Massaggio intensivo per aiutare i tuoi muscoli, certo. Distendersi pure. Aia. Io la vedo bruttina, io la vedo brutta. Infatti insegna la croce, io la vedo brutta. Signore, avete presente quella panza a terra? Ah, panza a terra, si è messo giusto, vabbè. No? Maglietta mia. Ah, pure la maglietta. Ah, pura maglietta. Mia. Ah, ma picciuta proprio, ah. Vai, io per eseguire il massaggio del capapitta. Capapitta è il massaggio con avere, io ho già detto forte, spesso uno. Si divide in tre punti. Uno, aia, la schiena. Uno la schiena. Due, tre. Il popò. Due, il popò. Poponzolo. Poponzio. Poponzio. E tre? Salendo i piedi, quello forse il suo io. No, leviamo le scarpe, per favore. Se no moriamo tutti qua. Non è vero. Provinciale, Lola. Io te l'ho portato con me pure Clema, quella che viene dall'Oriente, lontano, e se l'è di buona qualità. E questo dice che i passaggi costano più stai un chicco di riso. Come fai, dai? Mamma mia, è picciuta, no, scusa, che cos'è? Devi fermare questa cosa. Che è? Odolare, Clema. Mamma che puzza. Mamma mia. Io profumo, No, vabbè, fa un profumo di quelli dici. Ma che profumo! Scusa. No. Devo dire una cosa. Allora. Non fa picchiare questo. Prima massaggio. Essere concentrato sulla parte alta della schiena. Così.
perché ci vedono, mamma, schieno, perché mi sposto. Però sì, voi vedete la faccia, me la descrivete. No, no, un soldato. Come va? Bene, allora, dice. Allora va bene, quindi allora dice massaggio, massaggio non è tanto male. Dice, ma io non mi fido. Ma sicuro? Poi dopo sì, la prima frase di smollacciamentolo. Smollacciamentolo, io ripeto, smollacciamentolo. Noi dobbiamo eseguire la famosa mossa del dito whoosh. Il dito whoosh? Cosa sarebbe il dito whoosh? La famosa la clamata di generazione in generazione dei nostri antenati, passeggiatori dello Xiangtu. Ma puzza. Io la vedo mamma, tanto brutto. Mamma, vedo. No. Ma odore, io non mi posso abbassare, perché purtroppo il vestito non me lo permette. Mamma. Però, come va? Bene, bene, mi risponde lui, bene, bene. Non ci credo tanto io, però. A conclusione, serve la parte più forte del passaggio, quella più lenta, ma per questo vi avrò bisogno di un volontario. Lo sai che tu sei consumato. Devi decidere. Ecco, lui ha deciso, ha scelto, via le scarpe. Come via le scarpe? No, via le scarpe no. Dai, via le scarpine, ma che fa? Via le scarpe. Dici via le scarpe e quello si chiama le scarpe. Apprendista, se tu volevi prendere lezioni, io pure voglio fare lezioni di massaggio. Lezioni di massaggio. Ma lui non è che, cioè, gli spieghi che cosa dovrebbe fare? L'applicare la sua forza, la sua essenza sopra il colpo del possente uomo. Io la vedo brutta. Per favore. Ora fate. Dammi il cappellino con quanto se ne va. Vieni, vattene via. Dai, prendi la scivolana, per favore. Arrivederci. Tornando alle proprie stanze, sulla sommità della collina, mentre salgono le scale, commentano la prova di Po. Non ci sono parole! E chi lo nega? Non so cosa aveva in mente il maestro Okumai. Quel poveretto si fa solo ammazzare. Lui è così potente, il guerriero dragone, è caduto dal cielo su una palla di fuoco. Quando cammina trema tutta la terra. Penseresti che maestro Wei avrebbe scelto qualcuno che conosce davvero il Kung Fu? Già, o che almeno riesce a toccarsi le zampe. O quantomeno a vederle. I cinque cicloni si ritirano nelle loro stanze. Po sale le scale da solo, triste e dolorante. Aveva camminato dietro di loro per tutto questo tempo e aveva udito ogni singola parola. Amareggiato, cerca allora di guardarsi le dita dei piedi, ma non ci riesce. Vede solo il suo ventre. Tira dentro la pancia e si sporge in avanti. Sempre più avanti, ancora un po'. Ma ecco che alla fine cade per terra. Pian piano tenta
tenta di rimettersi in piedi. Alza lo sguardo e vede cinque cicloni entrare in casa. Sconsolato, sospira amaramente. Una volta entrato nella zona delle camere dove regna il silenzio, bene, andiamo. Ed inizia a camminare in punta di piedi per il corridoio. Le assi del pavimento scricchiolano per il suo peso. Grandioso. Po' poggia un piede al suolo con la massima delicatezza. Sfortunatamente Po' sfonda il pavimento. Cerca di rimettersi all'istante e inizia a sgambettare in punta di piedi. Ed ecco che ad un certo momento inciampa sui suoi stessi piedi e va a sbattere su una porta vicina. All'interno della stanza c'è Glu, intento a riposare. Il ciclone è fermo, immobile, davanti al panda. Lo fissa quasi esterrefatto da tanta goffaggine. Oh, ah, ehi, hey, ciao, ma sei sveglio? Adesso sì. Stavo solo, che giornata? Tutto quel kung fu è un lavoraccio, vero? Ti protestano i bicipiti. Ho avuto una lunga e alquanto deludente giornata, perciò sì, forse mi andrò a dormire ancora. Sì, certo. Bene, grazie. È che sono uno che vi ammira tanto. Ragazzi, eravate mitici alla battaglia del Gru piangente. Loro erano 1000 contro 1, ma voi non vi siete fermati. Senti, non è il tuo posto qui. Lo so, io non ho un... ho solo... tutta la vita ho sognato di... No, intendevo che non è il tuo posto qui. Insomma, in questa stanza. Questa è la mia stanza. Dai, Gru. Oh, certo, giusto, quindi sì, vuoi andare a dormire? Già. Ti tengo sveglio, abbiamo grandi cose domani. Sei mitico, è l'ultima cosa che dirò. Bene, ciao. Come? Io non ho detto niente. Bene, d'accordo, buonanotte, sogni d'oro. Tutto un tantino strano. Boh, allora... si avvicina in camera di Tigre. Maestra Tigre, non volevo svegliarmi, solo... Non è il tuo posto qui. Ah sì, certo, questa è la tua stanza. Voglio dire, non è il tuo posto il palazzo di Giao. Sei la vergogna del Kung Fu. E se tu avessi il minimo rispetto per chi siamo e quello che facciamo, tu spariresti entro domattino. Vi ammiro. Anche Tigre lascia Po' da solo, ritirandosi nella sua stanza. Po', allora, si ritira sotto un pesco fiorito. Arriva Uguai, con in mano un lume e nell'altro il suo bastone del comando. Vedo che hai trovato il sacro pesco della celestiale saggezza. Po' ha la bocca strapiena di frutti e tra le mani tanti altri. Si sente scoperto e li lascia cadere a terra. Ah, questo? Mi spiace. Credevo fosse un normalissimo pesco. Capisco. Tu mangi quando sei sconvolto. Sconvolto? Non sono sconvolto. Cosa vi fa pensare che sia sconvolto? Allora, perché sei sconvolto? Probabilmente oggi ho fatto più schifo io di tutti quanti nella storia del Kung Fu, nella storia della Cina, nella storia dello schifo. Probabilmente. I cinque, caspita, dovevate vederli, mi odiavano una cifra. Una cifra. Come farà Shifu a trasformare me nel guerriero dragone? Insomma, io non sono come i cinque, non ho gli artigli, né ali, né veleno, perfino mantide a quelle cosette. Forse dovrei mollare e tornare a fare gli spaghetti. Mollare, non mollare, spaghetti, non spaghetti, ti preoccupi troppo? Ciò che era e di ciò che sarà. C'è un detto, ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dopo, per questo si chiama mestiere. Un applauso alla nostra storia, gli arbitri federali, venite a me, eccoli qua, i nostri arbitri federali. Sarà. Andiamo, chi è il genitore dei gialli? Genitore dei gialli? Chi è il genitore dei gialli? Errata! Genitore dei rossi? Genitore dei rossi? Genitore dei chi era rossi? Chi è l'associante dei rossi? Genitore.
giocatore dei rossi. Chi era stato scelto? Quello dei blu? Ok, siamo, eccola! Il genitore dei blu dov'è? C'è un genitore dei blu? Quello, eccolo, 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 eccolo. Genitore dei verdi? Se il genitore dei verdi c'è? Dei genitori noti, dove suo e della squadra del figlio? Ancora, squadra verdi. Verdi! Poi? Dividiamo i genitori in due squadre, il verde e il rosso da questa parte e il giallo e il blu da questa parte. Consegno le pinze, prima lo farà il genitore dei gialli e qui lo farà prima il genitore dei rossi. Il gioco consiste nel mettere le pinze nella tina dell'altro genitore. Metteremo la mano qua dietro e con l'altra mano la accompagnare. Ecco, allora, una tiene la pizza, l'altra dietro. Facciamo l'esempio, faccio io, dammi una pizza che faccio io. Allora, il gioco consiste in questo. La pizza che c'ho al mio dietro. Fischio, okay. Al mio fischio. Il gioco consiste nel mettere la pizza e la maglietta dell'avversario. Ok? Dovete pizzare, sì. Se si attacca. Un punto per ogni pizza messa. Ok? Capito? Non nei capelli e non nella pelle, ok? Regola importantissima, effetto. E anche sul naso. Pronti? Chi parte? Quale squadra? Rossi contro gialli. Rossi contro gialli. Pronti, 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 aspettate, aspettate. Segnato? All'inizio ok. Adesso si sfidano. Le blu. Le blu sono sue. La rossa. Chi si sfida adesso, Luigi? Adesso è verde contro blu. Verde contro blu. Verde contro blu. Via. Nicola. 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 Ok, vado avanti. Si chiama. Vada, vada. Ok, riprendiamoci. Pronti, via. Via, 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 via. Pizza, pizza, pizza. Al contrario, allora, hanno vinto la squadra per il blu contro la squadra rossa. I rossi, dove sono i rossi? Giocatore rossi. È finita, eccola. Tocca di nuovo a lei, attenzione. Blu contro i rossi, la bella, la bella. I blu contro i rossi. I blu contro i rossi, mi raccomando, eh. Pronto.
5 e 3 sono i gialli e i blu. Questo dovrebbe essere il tetto un po', queste sono le, diciamo, le regole, diciamo, no?
ci proviamo qua col ferro da stiro, signore e signori, sono andati a procurare anche lo scatolo del ferro da stiro per costruire la loro pagoda, giusto? Giusto? No, si azzuffano perché non vuole parlare nessuno? Va bene ragazzi, quindi ci vediamo la prossima settimana, mi raccomando, lo voglio finito alla seconda settimana, eh? Bravissimi anche i Verdi! Bene bene, grazie ragazzi! Un applauso! Applauso, applauso! Mi chiamerei Maxi dei Blu, Maxi dei Blu, forza! Maxi dei Blu, forza, parla su! Forza! Qual è il vostro? Sì, signore, la squadra numero 4! E allora? A questi qua? Questi qua quale? Cioè, è Tuccio! No, manca la punta? Ah! Manca la punta qua su, vediamo! Manca la punta qua sopra! E dopo farete? Quindi dopo questo cosa farete? Giornali? Giornali anche voi? Giornali, carta igienica e colla di domenica, giusto? Perfetto! E dopo? Pitturate! Ok, perfetto, alla prossima settimana, mi raccomando. Ci siamo, posso scendere? Vengo giù. E allora io mi chiamerei adesso. Cosa? Guarda che c'ho qua. Che c'hai là? Guarda, mi faccio vedere. Bello, mamma. Chiama il primo. E allora io mi chiamerei per il laboratorio Telaio Perline. Sì. Telaio Perline Carmelo. Chi è Carmelo? Chi è Carmelo? Del laboratorio. Laboratorio. Telaio Perline. Carmelo. Non c'è. E allora? Mani impasta. Giuseppe Cristolaro. Vieni qua. Vieni qua e dici cosa si fa nel tuo laboratorio. Allora, prima di tutto si toglie la carta, poi ci vuole la colla, ci vuole la pasta. Però prima si deve lavare, sì. si deve mettere nella pasta la colla e si fa. E si attacca la colla. Se vuoi fare delle decorazioni. E infine la colla. Che bello! Grazie Giuseppe! Ok, un bel applauso! Andiamo avanti con l'operatorio plasticando e ci chiamiamo Omar! Omar! Veloce! Col filo di lana. Aspetta, che gli mancava. Perché c'è la dimostrazione. La dimostrazione c'è. C'è pure la dimostrazione. Vieni, Omar, forza. Corri, Omar. Bellissimo. Eccolo qua. Quindi questi cerchi qua sarebbero il collo delle bottiglie. Esatto. Quello che quando voi sfidate il tappo della bottiglia rimane a girare il collo della bottiglia. Si chiama così. Quindi si ricopre con? Lo ricopre con la lana. Poi? Guarda che giri. E infine attacchiamo queste bambine. Per formare fiori. Per formare una bella. Un orecchino, un bracciale, una collana. E poi viene fuori questo, giusto? Okay, un applauso. E poi abbiamo il laboratorio, attenzione, pomponne e treccine. E ci chiamiamo Gaia. Dove è Gaia? Gaia del laboratorio pomponne. Eccola, del genere. Eccola Gaia, vieni Gaia. Vieni. Spiegaci, cosa si fa al tuo laboratorio? I massaggi vogliamo sapere. E poi si fa la lana si fa girare in mezzo al buco, vero? E poi si fa? Si taglia tutto il bordo, sì. Ed esce poi un pompone, esatto? È giusto il procedimento? Allora. Perfetto! Grazie Gaia! E adesso invece
l'acqua. Bella. Ecco, fai pure il bracciale a portare. Ah. Allora, prima si prendono dei fili e si rilacciano e si annodano. Si annodano. Mamma non fa il braccialetto e poi per finire viene qua. Ah, ecco, quindi fai dei nodi fino a quando esce fuori una forma, una, diverse forme. Quando stai per finire il bracciale, fai una treccina ed è chiuso. Ed è finito, si mette il braccio. Veramente! Bellissimo! Grazie Marina! Grazie, grazie! Adesso tocca al laboratorio Berline e ci chiamiamo Pierangelo. Eccolo qua! Già pronto era Pierangelo, lo sapevo già. E allora, cosa si fa al tuo laboratorio? Prendi un filo di metallo. Si mette delle specie di perline. Sì, delle perline si inseriscono di qualunque colore, vero? Sì. Il colore che vuoi. Ed esce fuori un? Un braccialetto. Oppure lo potete fare con la... con la pasta. Con la pasta, vero? Sì. Perfetto. E esce fuori un braccialetto. Bellissimo. Tu l'hai fatto di che colore? Juventino. Mirangelo Juventino. E allora, grazie Mirangelo. Adesso andiamo al laboratorio Scooby-Doo. E ci chiamiamo Irene e Lucia. Esatto. Irene e Lucia. Bene. Ci siamo? Ok. Forza. E allora, cosa si fa al vostro laboratorio? Prendi due fili, scusi tu, nel colore che piacere, giusto? Poi dentro c'è l'anima, si toglie. L'anima, si sa pure che c'è l'anima, si toglie. Sì, grazie. L'altra anima. Tira. Poi si fa il nodo. Si toglie. E poi? E poi si inizia a fare lo scubito. Quindi si intrecciano anche questi. Sì. E si fa il nodo. Allora, si combacia un filo e si combacia anche l'altro filo. E poi scegli un filo e gli devi fare una delle scarpe. Perfetto. E poi inizi il primo passaggio e diventa così. Ah, e diventa questo, quindi è un portachiave. Poi si taglia e si brucia. Perfetto, poi si taglia e si bruciano le punte. Perfettissimo. Grazie tante, tieni l'anima, porto la classe. Ok. Ok, e adesso ci piace il laboratorio di segno. E chiamiamo Valeria e Alessandro. Valeria, Valeria e Alessandro. Ci sono? Valeria e Alessandro. Ci sono? Non ci sono. Vabbè, lo spieghiamo noi. Praticamente, c'è questa bacheca qua dove ci sono diversi disegni già stampati. Esatto. Su questi disegni, i vostri bambini praticamente, a piacere loro, prendono i colori e semplicemente si passano questo tempo a creare questi. C'è una tigre, c'è il maestro, c'è il panda, attenzione, c'è Po, e colorano. Semplicemente questo è il laboratorio di disegno. Qua ci sono un paio di disegni, uno di che è di Flavio, qua c'è un altro di. Qua c'è un altro di Andrea, uno di Marco, di Francesco, insomma, un paio di disegni, non sono soltanto questi però. Poi andiamo avanti con... Ok, niente, abbiamo finito, l'ultima era le pagode, e le abbiamo presentate prima, ecco, a carne. No, io me ne sono. No, per favore, dica, ma vado, se desidero, va bene. Basta. Io dovete capire perché l'oro non lo potete vendere, le loro cose, le loro creature, io non potete fare le passate voi. Okay. Perché lo così io no? Io pure Flava, non è giusto. No. Sì, ma tu ne vuoi troppi chicchi. No, ora te lo dico di nuovo. Sono troppi. Se tu scali, chicchi, allora va bene. Tu scali, tu fai pochi chicchi. Oh, allora va bene. Chiedo a voi genitori un fortissimo applauso per il laboratorio Danza! Danza!
bene? Adesso non c'è? Andiamo al genitore giallo! Dov'è? Dov'è? Io non
non vedo nessuno. Senti quella della squadra gialla. Lei è della squadra gialla. Gialli, ecco qua il giallo. Adesso vogliamo la squadra rossa. Rossa è la squadra verde. Chi manca quindi? Dove è il verde? Il verde, il verde. Dove è il verde? Dove è il verde? Il genitore della squadra verde. Valeria, sappiamo Valeria, sappiamo. Attenzione, sappiamo pure i vostri nomi. La signora Valeria, dov'è? Signora Valeria. Squadra verde. Squadra verde, signora Valeria. La rossa? Anna. Signora verde. Sappiamo? Non c'è? C'è da qualche parte? Vabbè, vogliamo un altro verde allora. Un altro volontario genitore della squadra verde. Un genitore volontario dei verdi, con i verdi. Un altro genitore volontario dei verdi. Squadra verde, c'è nessuno? Vai Ale, pesca qualcuno Alessandro. Dai Alessandro, vai, 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 vai. Forza, forza, forza. Genitore della squadra verde, Alessandro, corri. Dov'è, dov'è, dov'è? Giro di nome. Ok, ci sto. Ciao. Nome suo e nome della squadra. Sergio, io, la squadra gialla. Sergio della squadra gialla. Iver, la squadra blu. Iver, squadra blu. Gino, squadra rossa. Gino, squadra rossa. Gino, c'è il verde. Ok. Dov'è? Squadra rossa, il blu già ce l'abbiamo. Il blu già ce l'abbiamo. Già ce l'abbiamo. Dove ce l'abbiamo? Il blu. Dove il verde, Ale, l'hai trovato? No, fai questo, dai, dai, dai. Forza, 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 stai aspettando le verdi, verdi. Spieghiamo intanto un attimino il gioco. Ok, allora, spieghiamo intanto il gioco. Allora, il gioco si chiama picchiare equilibrista. Vi darò uno spaghetto, ciascuno lo mettere in bocca. Li dividiamo sempre in squadre, sempre il giallo e il blu e il rosso per arrivare al verde. Dovete riuscire a non passare per ben tre volte il bicchiere, non compagni all'altro, avendo lo spaghetto in bocca. Ve lo faccio vedere? Sì. Sandra. Facciamo vedere com'è. Eccolo, l'abbiamo trovato, il genitore verde. Aspetta, aspetta, aspetta. Prendo da questa parte. Voglio sapere il suo nome e quello della squadra. Il mio nome è Vincenzo. E la squadra verde, giusto? Perfetto, grazie. Allora, facciamo vedere il gioco. Il gioco consiste in mettere nel tanto il bicchiere, mettere il bicchiere lì dentro e riuscire a farlo passare all'altro compagno. Oh, così. Vediamo se passa dentro. Piano, su, su, oh. Vai Carla, alza sto spaghetto. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Fatto! Così. Ok, equilibrio. Faremo tre turni, ogni volta è un punto, la squadra che riuscirà. Saranno verde e rosso, giallo. Verde, giallo. Giallo di là, il blu di là, verde di qua. Rosso e verde di qua, perfetto. Aspetta, ciascuno. Uno spaghetto ciascuno, perfetto. Bicchiere dentro. Sì, sì. Al piede dell'arbitro, al mio fischio, pronti? Oh, Ale! Primo punto per la squadra gialla e blu. Hanno fatto prima, hanno fatto prima. È velocità, è una cosa di velocità. Siete pronti? Ah, aspetta il fischio, vai!
canzone che fa Stanley Bunny, Stanley Bunny, oh oh oh, Stanley Bunny, Stanley Bunny, oh oh oh, asciuga il sole, asciuga, asciuga il sole, asciuga, bau 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 fido, bau 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 fido, chi la vuole la fresca verdura, chi la vuole la fresca verdura. Voi non ve la ricordate? Allora facciamo come ogni pomeriggio e ogni mattina, Ci ricordiamo qual erano? Ci ricordiamo? Voi stendete dei panni, voi li asciugate, voi loro, loro fanno bau bau e voi fate la verdura. Pronti? Cominciamo! 3, 2, 1, via! La pallina sul cucchiaio, ti pare lo strano?
Così. Quando arriva il giallo, parte il blu. A staffetta. Il primo che arriva da punta la propria squadra. Allora lei già ce l'ha. No, lei ce l'ha. Si torna a arrivare lì. Siete pronti? Sì, quando vuoi. Quando vuoi. Via! Forza, 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 forza. Voglio sentire il tifo, voglio sentire il tifo, squadre! Via! Forza, 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 forza. Prego, signora, da questo lato. Va. Attenzione, non tremiamo. Ci dovevano venire a trovare. Sento la musica.
scusate. Fate partecipi pure noi. Ma lei è stella. Io so chi è stella. Io mi giro il gesto blato. Sì, sì, sì. Nuvola rossa. Essere qui per fare nuovo pazzo. Nuovo pazzo, ecco questo. Si chiama Benz, non è difficile, dai. Benz, ti prendi come Benz. Pazzo. Dice Benz, non dire Benz, non dire Benz. A bene che c'è bisogno di usare la violenza, però. E io ti salta, io avviso. Litigheranno per chi deve fare il Benz. Ah, scusa. Vabbè, facciamo. Tutti in piedi, tutti in piedi. Fatemi vedere che siamo più bravi noi di loro. Fatemi vedere. Quanto che facciamo la luce? Accendiamo anche i sogni così. Fatemi vedere quanto siamo più bravi. Accendiamo i sogni in questo modo. Corre il balzo! A Hook! Dal capo!
per tutti i genitori. Ci hanno comunicato un problema di natura logistica, quindi nei giorni di lunedì e martedì 18 e 19, quindi la prossima settimana, l'entrata e l'uscita dei ragazzi non sarà da questa via, via Giovanni XXIII, ma la facciamo dalla via Pintorme, il cancello delle Ancore in fondo, perché questa strada e la via Cannizzaro saranno chiuse per lavori. Metteremo i cartelli, però già lo sappiamo, lunedì mattina non si entra da questa parte, ma dalla via Pintorno, dai cancelli delle Ancore. Ci sono proprio delle Ancore, non potete sbagliare. Grazie. Ok, io direi a questo punto che è arrivato il momento di chiamare padre Attilio. Sì, siamo arrivati alla conclusione di questa serata. Esatto, stiamo arrivando alla conclusione. Questa serata delle sette ragazze, chiamiamo padre Attilio. Non so se padre, io credo che sia in giro, qua. Se ci sente padre Attilio venga da questa parte. Padre Attilio è di là, mi dicono. Aiuto. Eccolo, ecco, ecco la parola. Ecco, buonasera padre. Ci siamo? Eccolo qua. Buonasera a tutti. È eccezionale che stasera intervengo io. Vi invito a mandare un saluto a padre Antonio Barone, che è in Argentina per il nostro capitolo generale. Avete già saputo, credo, che è stato riconfermato il padre Mario Aldecani come padre generale. In questi giorni stanno leggendo i consiglieri, ecco, del generale, che lo aiuteranno in questo suo compito. È stata una bella giornata, abbiamo cominciato con un pensiero al Signore per affidargli i nostri giochi, le nostre vite. Anche adesso, a termine di una giornata impegnativa, dove non sono comunque mancati anche i giochi, il divertimento, il nostro pensiero torna al Signore per ringraziarlo e per sentircelo vicino. Allora vi invito tutti quanti a creare un clima di preghiera, vediamo un po' se riusciamo a creare un clima di preghiera, quindi di silenzio, e fare così un segno della croce. Vediamo un po' se si attena un pochettino questo brusio, vediamo un po' se riesco a sentire un po' più di calma, vediamo un po' i rossi come fanno, bravi, così, i verdi sono già in silenzio, così anche i gialli e bravi blu. Ecco, anche i genitori, tutti quanti, un bel segno di croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Una preghiera breve ma detta veramente col cuore, perché salga al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. E detto questo, un caro saluto a tutti, una buona notte, e qui portate questo saluto anche a tutti quegli amici e primaretti che sono rimasti a casa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Arrivederci. Grazie padre. Grazie. Ok. E allora ragazzi, la serata ormai è finita. Diciamo di sì, ormai. E voi sapete cosa volete, quindi fate voi. Mettiamo di più, vai, forte! E allora io direi che siccome ce la viene a portare un ospite speciale questa volta, di fare partire la base, la nostra base, la base, no? La nostra base. Siamo? Per far entrare la classifica. Sapete chi porta la classifica stasera? Chi la porta secondo voi? Chi è che la porta? Qua mi dicono il dragone. Chi?
sta arrivando!
Stanco per riprendersi, lui mangia e forse diventerà.